Coordinare 2 giorni di Opportunity Day grazie alla Regione Veneto mi riempie il cuore di gioia. E la giornata è stata organizzata in modo tale che vi fossero delle prove in cui i ragazzi potevano mettere a frutto i loro talenti. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo fatto sì che ogni ragazzo decidesse un talento, si presentasse e iniziasse a fare proprio quel talento come nelle attività con la protezione civile. E abbiamo portato il montaggio tenda e il gioco del triage per quanto riguarda le emergenze. Serve innanzitutto per creare gruppo, per cercare compromesso per risolvere i problemi. Insieme sperimentano alcune competenze come il lavoro di squadra, come saper lavorare sotto stress temporale, come saper adattarsi e saper essere flessibili durante una partita di pallavolo, quindi raggiungere un obiettivo, raggiungere un risultato, ottenerlo, oppure anche in una partita di basket. Questo gli permette a loro di divertirsi, a loro di sperimentare in concreto quanto magari leggono sui libri di scuola. Oppure un'attività che si chiama Prendi 3, la quale attraverso l'impegno per l'ambiente è possibile far sperimentare ai ragazzi la collaborazione per avere un mondo migliore. Nella seconda giornata poi si sposta il focus invece su qualcosa, se vogliamo, di più valoriale, sui trend del futuro a livello macro-sociale, ambientale, quindi sulla sostenibilità economica, ma anche sulla sostenibilità legata ai valori e alla gratitudine che vogliamo generare negli altri con le azioni di tutti i giorni. Ecco, questo è un mix, è una formula perfetta, una formula che permette di unire allenamento sulle competenze trasversali e riconoscimento dei valori che vogliamo trasmettere e che vogliamo continuare ad agire nella società di oggi e in quella di domani.